Buon pomeriggio, buon sabato soprattutto e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che oggi apriamo con la nostra consueta finestra esterna. Siamo a Chieti da Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio. Un buon pomeriggio che ovviamente allargo anche al primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, primo cittadino ancora per poco. Buon pomeriggio sindaco, perché insomma passata l'emergenza Covid, poi tra qualche mese insomma, si parlerà di elezioni amministrative. Buon pomeriggio ad entrambi. Paolo. Grazie, grazie Jacopo. Un saluto a te e ai nostri telespettatori. Hai detto bene, hai ricordato, l'abbiamo visto, d'altronde lo vedono i nostri telespettatori in video, il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio. Allora, diceva il collega da studio, sindaco per qualche altro mese, in autunno si dovrebbe andare al voto, probabilmente il 20 settembre con questo Election Day, a meno di ulteriori slittamenti, però c'è tanto ancora da fare. Il sindaco Di Primio ha tanto lavoro ancora da portare a termine per la sua città. Proprio sulla stampa oggi si leggeva che a breve partiranno a Chieti ben 14 cantieri, soprattutto parliamo di San Giustino, ma anche della nuova Scala Mobile, quindi di lavoro ce n'è tanto da fare ancora. Sì, grazie. Come dire, è un lascito che noi avevamo preparato per coloro che sarebbero arrivati dopo di noi. Già adesso, a maggio, l'emergenza sanitaria ha spostato le elezioni, gravandoci, lo dico, con la speranza di non essere frainteso, ma questi mesi in più sono per davvero pesanti, perché dopo 10 anni noi tutti, io per primo, mi aspettavo di poter tornare a fare una vita quasi normale, insomma, se tale si può considerare quella dell'avvocato, ma la verità è che questi lavori che partiranno sono anche l'effetto di una programmazione durata nel tempo che abbiamo curato in questi anni, che abbiamo soprattutto avuto modo di curare con altre amministrazioni, perché tutti i soldi che arriveranno, parliamo di 80 milioni di euro, sono soldi che arrivano dall'Europa o dal governo nazionale. Quindi un'importante fase di progettazione prima, una attenta e capace attività di captazione delle risorse e oggi finalmente iniziano a vedere la luce i cantieri. Lei diceva prima, dovrei tornare, potevo tornare ad una vita quasi normale se non ci fosse stata questa emergenza sanitaria, però resterà, nella storia della città di Chieti che insomma questa emergenza, questa pandemia è stata gestita con Umberto Di Primio sindaco. Cosa le resta di quello che è accaduto in questi 2 o 3 mesi, anche se, la vera e propria emergenza non è ancora finita, siamo nella fase 2, ma sono stati mesi, difficilissimi per tutti. Sì, sono stati mesi difficili perché abbiamo dovuto gestire qualcosa alla quale non eravamo abituati, non eravamo preparati. Gestire da un comune le criticità sanitarie è difficilissimo, è stato difficilissimo soprattutto gestire i problemi umani che sono stati in qualche modo generati da questa pandemia. Mi riferisco alle persone positive, alle persone in quarantena, a coloro che avevano paura di quello che stava succedendo e che io ho personalmente contattato per cercare almeno di far sentire la vicinanza delle istituzioni. È stato difficile gestire i servizi, sarà ancora più difficile, ha ragione lei, il successivo passo, perché oggi la riapertura, la fase 2, il rilancio, sono elementi di assoluta positività, ma la verità è che la gente in questi 2 mesi ha pagato un prezzo altissimo, parlo delle aziende, parlo di coloro che non avevano un lavoro dipendente e quindi non hanno potuto percepire uno stipendio, parlo dei ristoratori, degli artigiani, di coloro che hanno un'attività di parrucchiere piuttosto che di estetista, insomma tutti quanti in questi 2 mesi sono stati costretti a star chiusi e adesso ripartono sì, ma con le regole, quindi con una minore possibilità di fare e soprattutto troveranno una società, una comunità comunque impoverita da 2 mesi di blocco. Chi prenderà il suo posto, il nuovo primo cittadino di Chieti, tra qualche mese dovrà fare i conti, diciamo, con le conseguenze di questa pandemia, perché probabilmente ora si stanno avvertendo solo in maniera limitata i disagi, i problemi e soprattutto le ristrettezze economiche che una pandemia porta.
Questo è vero, però devo anche dire, lo dico oggi a qualche mese di distanza da quelle che saranno le elezioni, ma sono pronto a riaffermarlo e a riconfrontarmi con chiunque su questo. Chi arriverà dopo di noi però dovrà non soltanto i 40 milioni immediati, gli 80 milioni nel complesso di lavori da gestire, ma avrà anche un comune risanato, perché abbiamo fatto delle straordinarie operazioni, anche molto oculate sotto il profilo economico-finanziario, per far reggere in piedi il comune. Il bilancio approvato col parere positivo è solo un esempio di come in questi ultimi cinque anni, insomma, soprattutto abbiamo lavorato perché il Comune avesse i conti in regola. Ci sono le difficoltà, ci sono i problemi legati alle entrate che non vi erano qualche mese fa, ancor più oggi con il problema pandemico, ma stiamo anche lavorando su una opportunità che ci viene data dal governo in questo momento, che è quella di una generale rinegoziazione di tutti i nostri debiti, e quindi con una rinegoziazione di quelli che sono i debiti che oggi noi abbiamo potremmo arrivare a rendere il nostro bilancio ancora più leggero, spalmandoli in un arco di tempo più lungo. Questo vuol dire per la prossima amministrazione non avere i guai che ho avuto io in 10 anni, ma avere mano libera per poter lavorare, per poter investire. Lei ha ricordato, e poi ovviamente coinvolgeremo anche Jacopo Forcella per qualche domanda da studio, ha citato proprio l'approvazione del bilancio di pochissimi giorni fa, resta però la frattura con i consiglieri di Forza Italia, perché questo bilancio è stato approvato senza i voti dei consiglieri di Forza Italia. Forza Italia e Fratelli d'Italia, di cui lei fa parte, governano, sono al governo della regione. A Chieti continuano ad esserci problemi all'interno del centrodestra, perché molti continuano a chiedere? Intanto perché il centrodestra è autolesionista. 5 anni fa, quando io mi sono candidato, gli stessi che oggi non votano il bilancio erano tra coloro che non volevano la mia candidatura perché la ritenevano perdente. Ho dimostrato a loro e a tutti che non soltanto era vincente, ma era una candidatura voluta dalle persone, evidentemente. C'è purtroppo questo problema con Forza Italia, ma che è un problema che deve essere risolto. Lo dico da dirigente di Fratelli d'Italia: non è tollerabile che ci sia un posto al sole in regione per chi è di Forza Italia e poi debbano esserci strali e pioggia, diluvio per le amministrazioni comunali dove Forza Italia governa con il centrodestra. Se non ci sono ragioni reali, e non ce ne sono in questa città, perché si abbia un atteggiamento di opposizione come quello che ha Forza Italia nella nostra città, ci hanno fatto perdere quasi un anno con i picci dello scorso giugno del 2019, io credo che non si possa tollerare, quindi bisogna arrivare a far sì che le normali posizioni distanti in qualche modo non divengano conflitto. Bisogna cercare di appianare laddove possibile, ma bisogna capire che il bene superiore, il bene per i cittadini, per la città, per la comunità che si amministra, deve andare oltre le bandierine. Questo io spero che lo comprendano, e laddove non fosse immediatamente compreso, faremo in modo di aiutarli a capirlo. Jacopo, a te la linea. Sì, innanzitutto di nuovo buon pomeriggio, Sindaco. E allora, a proposito di non voler mettere bandierine, le chiedo, qualcuno nell'opposizione regionale, anche l'ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, ha un po' tirato le orecchie al governo regionale, perché insomma il presidio di Chieti, o comunque la città di Chieti dal punto di vista sanitario, dice in quel caso è stata un po' penalizzata nel momento in cui nel post emergenza Covid poi si è di fatto usciti dall'emergenza e si è dovuto ridisegnare, ricomporre i giochi di forza. Lei è d'accordo sul fatto che Chieti, il Santissimo Annunziato, comunque la città di Chieti esca un po' penalizzata da questa emergenza? La città di Chieti e la sanità abruzzese escono penalizzate dalle manie di grandezza dell'ex presidente della giunta regionale e di chi in qualche modo ha consentito a lui di fare proclami da megalomane e non progetti da governatore, e quindi mi riferisco anche all'assessore, l'ex assessore alla sanità. Se oggi noi paghiamo in qualche modo ancora la necessità di dover fare i conti con un piano di rientro presso il Ministero della Salute,
salute, il MEF, è perché chi ha programmato la sanità nell'amministrazione di centrosinistra non è stato capace di farlo. Vi era l'appostazione di milioni di euro che poi in realtà non esistevano. Vi è una errata appostazione di milioni di euro nella sanità abruzzese che oggi dobbiamo mettere a posto. Soltanto ieri ho avuto una riunione con il presidente della Giunta Marsilio, con l'assessore Verì, con il manager della ASL di Chieti, con il direttore regionale della sanità, per discutere della situazione di Chieti e di quello che dovrà essere il futuro. C'è da risolvere innanzitutto il problema del project, quel project stramilionario che sarebbe pesato sugli abruzzesi se non fosse stato in qualche modo ridimensionato. Adesso vediamo che cosa si dovrà fare. Io lo dico, non mi contraddico quando oggi affermo che il project, se non è sostenibile, non va fatto, perché ho sempre affermato che qualunque investimento sulla mia città era un investimento che avrebbe trovato il comune pronto a collaborare, il project piuttosto che un'altra forma di investimento, ma se quel progetto non è finanziariamente sostenibile, se gli abruzzesi dovessero essere costretti a pagare più di quel che è dovuto per sostenere un progetto di un megalomane, io dico che quel progetto non va fatto. Questo non corrisponde a dire non facciamo investimenti. Proprio per questo ieri ci siamo visti, abbiamo discusso su progetti nuovi e su nuova progettualità per il presidio di Chieti, ma per l'intera ASL di Lanciano Vasto Chieti, e il nostro intento è quello di fare in modo che arrivino soldi veri sulla struttura sanitaria di Chieti, che ci sia una attenzione nei confronti degli altri ospedali del territorio della nostra ASL e soprattutto che ci sia certezza su quello che deve essere fatto. E questo è quello che un po' abbiamo ieri messo come cappello fondamentale alla discussione anche sull'edilizia sanitaria che riguarda la nostra città. Ci saranno interventi a breve, la settimana prossima la Regione dirà la sua sul vecchio project targato centrosinistra e soprattutto dirà la sua su quella che è la nuova programmazione. Oggi non anticipo quel che ieri abbiamo detto, per una questione di correttezza nei confronti di chi ieri sedeva al tavolo con me e ha la potestà di poter annunciare, ha anche il diritto di dover annunciare queste cose ai cittadini abruzzesi, però posso affermare con estrema tranquillità che la soluzione ai vecchi problemi ereditati sull'ospedale di Chieti finalmente verrà data, e verrà data nelle prossime settimane. Sindaco, le faccio le ultime due considerazioni. La prima, qual è il consiglio che si sente di dare ex ante, non ex post, ex ante a chi la succederà nel ruolo di primo cittadino di Chieti? Qual è la cosa di cui certamente si dovrà occupare, che lei ovviamente non ha fatto in tempo, anche a causa emergenza in quest'ultimo periodo, ad occuparsi? Io credo che ci siano, intanto c'è una cosa che devo dire a chi si appresta a fare questo mestiere per 5 anni o per 10, per quanto insomma vorrà e il popolo gli permetterà di fare, e io ho avuto la fortuna di farlo per 10 anni, ma io credo che la prima cosa sia amare la città. Il ruolo del sindaco non è un ruolo politico, il ruolo del sindaco è il ruolo di un amministratore che deve sentire innanzitutto sotto i propri piedi tutte le buche della città e sentire nel proprio cuore tutti i problemi della città. Io questo credo di averlo fatto in un modo assoluto e totale. Forse ho perso qualche chance politica, ma la mia coscienza mi dice che ho fatto quel che era giusto fare in quel ruolo, che è quello da sindaco. Quindi la prima cosa che io auspico che possa appartenere a chi verrà dopo di me, che per quel che mi riguarda spero sia ovviamente un sindaco di centrodestra, quello che io auspico è che ci sia questa stessa attenzione per la città, che non ha bisogno di colori, non ha bisogno neppure appartenere necessariamente ad un soggetto, deve appartenere a chiunque decida di candidarsi a sindaco, e soprattutto dovrà essere il motivo di vita di chi farà il sindaco. Le cose che consegno invece amministrativamente oggi per quando sarà, innanzitutto bisogna
bisogna curare il Comune. Il Comune è una macchina importante, ma che ha bisogno di tantissima manutenzione. Mi riferisco al personale. Il Comune oggi paga, nostro come tutti gli altri comuni italiani, ma mi occupo del mio, paga un gravissimo problema che è quello della carenza di personale. Noi abbiamo meno della metà del personale che per legge dovrebbe essere assunto, colpa delle scellerate leggi sul blocco del turnover, colpa di una impossibilità di assumere, colpa anche di una serie di tagli che in questi anni è valsa qualcosa come qualche miliardo di euro pagati dai comuni per coprire i buchi dello Stato. Altra questione è quella di portare avanti i progetti che sono avviati. Lo dico sapendo che lo faranno. Chiunque verrà farà in modo che i progetti vadano avanti, lo dice anche la legge, non possono bloccarli, perderemo i finanziamenti e perderemo delle chance, ma io credo che raddoppiare il parcheggio di Via Gran Sasso, una gara che chiuderemo nelle prossime settimane e affideremo i lavori entro l'estate, fare sì che il raddoppio ci sia, quindi il centro storico abbia un importante parcheggio anche in termini di numeri, rifare totalmente la scala mobile, cioè demolire l'attuale scala mobile e ricostruire quella nuova, finalmente realizzare Piazza San Giustino, che mai è stata una vera piazza perché nell'Ottocento era il terminal, l'arrivo del tram, poi negli anni è stata parcheggio, ma mai è stata la piazza dove hanno sede le tre principali istituzioni della città, il Tribunale, la Chiesa Madre e il Comune. Quindi io penso che la cosa più importante sia proprio quella di portare avanti questi lavori. E poi io spero per davvero che chi succederà alla nostra amministrazione abbia la stessa capacità che abbiamo avuto noi di dialogare con tutti. La dimostrazione lo sono i finanziamenti che noi abbiamo ottenuto. Che il governo fosse di centrodestra, che il governo fosse di centrosinistra, i buoni progetti e l'attenzione e la soprattutto costanza ad andare a Roma e non a fare il sindaco seduto su una poltrona lungo Corso Maruccino ci ha consentito di avere questi 80 milioni di euro che si trasformeranno in opere per la città. L'ultimissima davvero domanda personale, risposta flash, visto che tra un po' tornerà a fare l'avvocato, si è già abituato alla giustizia online, era già pronto, che tipo di giustizia si aspetta quando ricomincerà? Non ho mai smesso in realtà di fare l'avvocato perché per scelta personale non ho mai rinunciato ad andare in studio in questi 10 anni e non ho nemmeno mai rinunciato a fare l'avvocato, certo in modo ridotto rispetto a quando facevo solo quello. La giustizia online credo che sia, per quanto non mi piaccia, perché una udienza attraverso una webcam non è uguale all'udienza che si può vivere in tribunale, sentire l'odore dell'aula di tribunale, avere davanti quel codice, quelle carte, anche in un'era digitale, credo che sia fondamentale per svolgere la nostra di professione. Però ritengo che ci sia per davvero ormai una evoluzione dal processo civile telematico di qualche anno fa fino a questa forma di quasi obbligata di celebrazione dei processi da remoto. Io credo che questo sia ormai l'abbrivio che è stato preso, al di là della emergenza si continuerà. Ci trovo anche qualcosa di positivo, perché è evidente che oggi, grazie soprattutto alla digitalizzazione del processo, noi riusciamo anche a lavorare in modo più immediato, più veloce. Tra l'altro bisogna anche registrare una diminuzione di personale all'interno degli uffici giudiziari, altra cosa che dovrebbe essere presa a cuore dal governo, e questo è uno degli elementi più importanti. Perché i giudici hanno bisogno di strutture per poter poi anche svolgere bene il loro di mestiere. Noi abbiamo bisogno di risposte immediate come avvocati se vogliamo essere una delle parti del processo, così come della giustizia, così come la Costituzione indica. Grazie Sindaco, buon lavoro ovviamente. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Paolo.
Sì, grazie, grazie a te Jacopo anche per queste domande, soprattutto quella sulla sanità teatina che è sempre un argomento molto caro al sindaco di Chieti. Grazie ancora al sindaco Umberto Di Primio che dal suo studio oggi ci ha ospitato per questo collegamento. Abbiamo tolto qualche minuto alla famiglia perché è sabato, insomma. Avete anche assistito alle telefonate delle mie figlie che mi chiamano. Esatto, abbiamo anche assistito alla telefonata con la figlioletta. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Chieti è tutto, linea che può tornare a te, Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Noi continuiamo con il nostro telegiornale. Sit-in questa mattina a Pescara di Rifondazione Comunista, così come in altre città italiane, per chiedere un reddito per tutti i cittadini e più soldi alle famiglie bisognose. Vediamo. Innanzitutto rivendicare reddito per tutti. Siamo dentro una emergenza sociale. Molti lavoratori e lavoratrici non hanno ancora ricevuto neanche la cassa integrazione. I provvedimenti sono assolutamente inadeguati. Noi proponiamo l'estensione del reddito di cittadinanza a tutte le persone che ne hanno bisogno, modificando l'attuale norma. E pensiamo che bisogna aiutare tutte e tutti quelli che sono in difficoltà in questa fase. Pensiamo che le risorse pubbliche non possano essere indirizzate ad arricchire i ricchi di sempre. Riteniamo scandalosi che si chiedano 2.000 requisiti al cittadino normale mentre si dia il regalo a Confindustria del taglio dell'IRAP indiscriminato a tutte le imprese, anche a quelle che non hanno chiuso e non hanno avuto una riduzione degli utili. Riteniamo vergognoso che si sostengano imprese che hanno spostato le sedi legali all'estero per non pagare le tasse in Italia e che queste risorse pubbliche vengano date senza porre neanche delle condizioni, come per esempio che per i prossimi 2 o 3 anni non vengano effettuati licenziamenti. Pensiamo che bisogna fare una politica diversa, bisogna garantire un reddito a tutte e tutti in questa fase e bisogna investire sui bisogni sociali del paese, perché come ha dimostrato la pandemia, 37 miliardi di tagli alla sanità negli ultimi 10 anni ci hanno resi più vulnerabili al Covid-19. Ed è per questo che invece chiediamo che si investa nella scuola pubblica per fare in modo che tutti gli studenti, tutti i bambini, tutte le ragazze e i ragazzi possono tornare in classi di non più di 15 studenti, assumendo un numero adeguato di insegnanti. E poi bisogna dire la verità, in Europa non c'è ancora la soluzione, perché i soldi arriveranno tardi e sono pochi rispetto a un crollo del PIL del 13%. Bisogna esigere che la Banca Centrale Europea, come fanno tutti i paesi, le banche centrali, finanzi la lotta contro la crisi, perché sarebbe assurdo adesso fare debito per poi fare di nuovo tagli, come è accaduto in passato, e far ricadere il costo della crisi sulla popolazione, come è accaduto negli ultimi 10 anni. Noi abbiamo già un paese in crisi, ce l'avevamo già prima della pandemia, è necessario invece assolutamente una svolta nelle politiche economiche. Bisogna andare a prendere i soldi laddove ci sono e non fare i regali a chi non se li merita, a partire dal gruppo FCA Auto e le altre grandi imprese che hanno portato le loro sedi legali all'estero e adesso ci invitano a comprare italiano. Criticità nel lavoro del distretto sanitario di base di Pescara Sud sono state denunciate dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che parla di regione assente. Siamo tornati davanti al distretto sanitario di Pescara Sud e tra l'altro ricordiamo abbraccia 70.000 utenze, il 60% della popolazione di Pescara, 4 ordini di problemi strutturali, strumentali, organizzativi e di personale. Nello specifico, udite udite, qui c'è un solo ecografo multidisciplinare obsoleto realizzato negli anni 2005-2007 che viene condiviso tra tutti gli specialisti e come potete ben immaginare tanti specialisti, soprattutto i cardiologi, non si trovano a disposizione sempre l'ecografo e hanno difficoltà a fare diagnosi e quindi
quindi si ritardano le liste d'attesa, si allungano le liste d'attesa e si dilatano le cure in maniera veramente indescrivibile, quindi subito nuovi ecografi dedicati tecnologicamente all'avanguardia per far funzionare i distretti e i nostri specialisti. Personale, abbiamo registrato pensionamenti negli ultimi 10 anni non rimpiazzati, quindi una carenza cronica di personale. La struttura, queste sono strutture, edifici fatiscenti realizzati negli anni 60, come anche la medicina dello sport di via Pesaro e il distretto di Montesilvano, non di proprietà, dove si pagano fior fior di euro di affitto, canone di locazione, strutture non a norma tante volte, pur avendo la AS realizzato 2 nuovi distretti, uno a Montesilvano e uno a Pescara Sud a San Donato, che sono stati lasciati così in abbandono e mai attivati. Quindi questa è una cosa veramente allucinante. E poi sull'organizzazione c'è ancora una visione ospedalocentrica che penalizza la medicina territoriale. Infatti l'imponente stanziamento di 11 milioni di euro sull'ospedale Covid e non abbiamo visto un euro sulla medicina territoriale. Dovrebbero invertire la rotta, tutto il contrario, perché il distretto qui si fa salute e prevenzione. 23.000 mascherine sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Chieti in collaborazione con i carabinieri del NAS Abruzzo. La merce era priva dei certificati necessari alla commercializzazione. 23.000 mascherine appartenenti alla categoria FFP2 risultate prive di idonea autorizzazione in procedura ordinaria oppure di idonea autorizzazione in deroga, come previsto dalla normativa emergenziale da parte dell'INAIL, sono state sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Chieti, che sono riusciti ad intercettare il materiale e a toglierlo dal commercio. Partendo da un'informazione in materia di dispositivi medici, i militari del nucleo PEF della Guardia di Finanza, unitamente ai carabinieri del NAS di Pescara, sono risaliti alla filiera distributiva, individuando gli importatori che hanno portato in Europa i dispositivi direttamente dalla Cina. Le indagini hanno confermato i sospetti iniziali, ossia che alcuni soggetti della provincia di Chieti hanno fiutato l'affare e si sono attivati per reperire ed importare questi articoli in un periodo chiaramente di difficoltà e di emergenza come quello che abbiamo vissuto. L'esigenza di rinvenire in maniera urgente tali prodotti non ha consentito però di preoccuparsi della qualità dei dispositivi e di ottenere le autorizzazioni di sicurezza, scrivono gli investigatori, necessarie ad accompagnare questo tipo di dispositivi. In tempi di emergenza dunque continua l'attività di contrasto alla commercializzazione illecita di dispositivi di protezione individuale privi di idonee certificazioni circa la sicurezza e l'affidabilità del prodotto. La merce è risultata accompagnata infatti da certificati rilasciati da enti non accreditati, ovvero non attestanti la loro conformità agli standard qualitativi, solo in presenza dei quali si sarebbe potuta immettere la merce in commercio. L'amministrazione comunale di Pescara ha deciso una proroga del pagamento di alcuni tributi per cittadini e imprese con la possibilità di una riduzione della Tari. Presidente Di Pino, è il caso di dire buone notizie per i cittadini pescaresi, perché la commissione da lei presieduta ha deciso di prorogare il pagamento di alcuni tributi, ma ci sono anche altre novità. Sì, allora già dal mese di marzo, quando è iniziata questa fase di emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale di Pescara si è attivata per dare un sostegno, un aiuto ai cittadini, sia alle imprese che alle famiglie, tant'è che già da marzo avevamo previsto il rinvio delle scadenze Tari e Cosap dal 31 di marzo al 31 di maggio e inoltre anche un'esenzione Cosap di 2 mesi, quindi per il periodo di chiusura, sia per le attività costrette, obbligate per legge a chiudere, e sia per quelle che avevano autonomamente deciso di sospendere l'attività, quindi 2 mesi di esenzione Cosap decisi dal Comune di Pescara. Adesso, con una delibera della scorsa settimana, abbiamo ulteriormente rinviato il pagamento della rata Tari, che è in scadenza il 31 maggio, per le utenze non domestiche, quindi attività di impresa, negozi, professionisti, al 31 agosto. Ed inoltre è allo studio la possibilità di prevedere una riduzione delle tariffe Tari, quindi una rimodulazione delle tariffe in base al minor conferimento di queste attività che sono state chiuse e che quindi non hanno potuto svolgere la loro attività. La cosa importante è che abbiamo allargato anche agli studi professionali, Pescara è una città di servizi ricca di attività professionali, la possibilità con una semplice dichiarazione autocertificazione di rinviare il pagamento che è previsto per il 31 maggio al 31 agosto.
Con la COSAP, no? Anche con la COSAP abbiamo aggiunto ulteriori mesi a quelli già previsti e quindi una ulteriore esenzione per i pubblici esercizi, tra cui anche gli stabilimenti balneari, con l'esenzione del pagamento COSAP dal 1 maggio al 31 ottobre. Potranno decidere o di recuperare, quindi scontare la COSAP che dovranno pagare successivamente, oppure addirittura diamo la possibilità di chiedere un rimborso a queste attività, un rimborso della COSAP se nel caso in cui questa imposta sia già stata versata al comune. Ripeto, la cosa veramente importante è che allo studio la possibilità di prevedere per la Tari anche l'esenzione parziale sulla base del minor conferimento e anche per le utenze familiari, le utenze domestiche, la possibilità di uno sconto, un'esenzione sulla base della situazione reddituale per venire incontro a situazioni particolari di disagio economico. Quindi l'amministrazione di Comune di Pescara, insomma, è accanto a imprese e famiglie, c'è stata e ci sarà. Sport e calcio: il prossimo 8 giugno il Consiglio federale renderà ufficiale in Serie C la disputa dei soli play-off e play-out per determinare la quarta promossa in Serie B e le squadre che andranno invece in Serie D. Prima la finale di Coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23, che potrebbe modificare anche l'avversario del Teramo. A luglio la Lega Pro vivrà la fase più intensa e conclusiva di un campionato che, almeno nella parte relativa alla regular season, quasi certamente può dirsi concluso qui. Perché l'8 giugno il Consiglio federale dovrà prendere in carico e approvare la proposta confermata dal direttivo della Lega di terza serie, che ha ribadito la necessità per riprendere di farlo solamente con l'appendice playoff e playout, promuovendo le prime dei tre raggruppamenti, Monza, Vicenza e Regina, mandando giù in Serie D le ultime. Nel girone C invece sarebbero già definite le tre condannate a tornare nei dilettanti. La regola dei distacchi manderebbe all'inferno calcistico il Rieti, il Rende e il Bisceglie. La vera notizia sarà l'adesione spontanea e volontaria agli spareggi, che assicurano un quarto posto in Serie B. Normalmente sarebbero 28 le formazioni pronte a dare battaglia in un mese, le 27 dal secondo al decimo posto di ogni raggruppamento più la vincitrice della Coppa Italia. E la finale tra Juventus Under 23 e Ternana dovrebbe essere il primo atto della ripartenza il prossimo 28 giugno. A guardare con interesse la gara Vibonese, Pistoiese e Como, le prime escluse dal lotto playoff ma ripescabili grazie al posto eventualmente liberato dalla vincitrice della competizione nazionale, purché sia quella del proprio girone. Questo cambierebbe qualcosa anche per il Teramo, vediamo in che senso. Se la Ternana vince la Coppa Italia va direttamente al primo turno dei playoff e fa scattare lo slot dell'undicesima del girone C, la Vibonese entrerebbe dunque negli spareggi affrontando il Catania, mentre al Teramo toccherebbe lo scontro in casa contro la Virtus Francavilla, proprio l'ultima squadra affrontata dal Diavolo prima dello stop a torneo causa avvio dell'emergenza. Se invece dovesse essere la Juventus Under 23 ad alzare il trofeo, tutto rimarrebbe com'è nel girone C, col Teramo che avrebbe un impegno decisamente più complicato al Ceravolo contro il Catanzaro, match secco con due risultati su tre a favore dei calabresi, che invece aprirono il torneo dei biancorossi ad agosto. Tutto questo andrebbe fatto rispettando i protocolli imposti per evitare contagi e con la possibilità per il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, di attuare anche in corso d'opera quel passaggio dal piano B, playoff, a soluzioni diverse in caso qualcosa non andasse nel verso giusto. Dunque per il Diavolo adesso è tempo di ricominciare a sudare, perché tra poco più di un mese parte la lunga volata degli spareggi, serviranno 5 settimane più o meno con impegni molto contingentati e bisogna riprendere feeling assoluto con il rettangolo verde e i ritmi di gioco. Nulla da fare, ma non è affatto una sorpresa per la modifica dei format dei campionati, per quest'anno non se ne fa nulla, ma è possibile iniziare a mettere le basi per la stagione 2021-2022, che vedrebbe in ogni caso già mai una Serie B a 40 squadre, proposta che i club della cadetteria non accetterebbero mai, per non veder dimezzato il contributo della legge Melandri che assegna gli importi dei diritti televisivi. La soluzione è quella che Gravina sostiene da tempo, ovvero una Serie A a 20 squadre, una B a 20 squadre, una C d'elite con lo stesso numero di formazioni, una categoria semiprofessionistica e infine il mondo dei dilettanti.
E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.